Io parto subito con questa domanda. Vai. Se ci sono delle novità e a che cosa anche questo sopralluogo di questi giorni, a che cosa potrà servire? A questo sopralluogo serve intanto a verificare le varie opere che stiamo cercando di portare avanti e di sbloccare, in particolare la Regione Marche, lo sapete, è una regione che negli ultimi anni è rimasta talmente isolata per quanto riguarda i collegamenti che ha ottenuto anche per l'aeroporto una misura, quella appunto della continuità territoriale, che normalmente viene riservata delle isole. Quindi è chiaro che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a caso ci sono due viceministri qua, è particolarmente intenzionato a cambiare questa percezione che ha il Paese nei confronti della regione, che hanno gli abitanti delle Marche, che hanno difficoltà a muoversi sul territorio nazionale. Quindi stiamo parlando di opere stradali, di collegamento che devono essere finanziate, come sapete, con risorse nazionali, di altri interventi che in parte si voleva realizzare con fondi PNRR, ma sapete che il PNRR è uno strumento di finanziamento che poco si adatta sulle grandi opere pubbliche, perché ha una durata quinquennale, anzi diciamo ormai meno che quinquennale, quindi tendenzialmente un appalto sopra i 200 milioni nel nostro paese ha una durata di realizzazione che è intorno ai 7 anni, anche se adesso abbiamo ridotto drasticamente i tempi. È chiaro che dobbiamo riuscire a coprire tutti gli interventi necessari con fondi nazionali oppure fondi FSC o altri fondi europei che abbiano una durata nel tempo che consenta di completare le varie opere. Quindi stiamo raccogliendo tutti i dati insieme al Presidente, con cui ci confrontiamo anche poi sul tema portuale, e qua c'è anche il Presidente del Porto, perché l'idea è anche quella di investire sull'ampliamento ad esempio del porto d'Ancona per rilanciarlo, anche in prospettiva di un aumento dei traffici soprattutto nella zona dei Balcani e nell'est Europa, in previsione, speriamo, anche di alla fine di un conflitto ucraino che potrebbe generare dei traffici importanti sulla ricostruzione nell'est Europa. Il tema è quello della costruzione di questo polo intermodale, nel senso mettere a sistema l'aeroporto, sì. Tutto è possibile, dopo interviene lui, perché sì. Siamo tutti e due, per ognuno le sue competenze. No, io intanto ringrazio Edoardo perché mi ha permesso già di prospettare, però proprio i temi che affrontava credo consentano alcune puntualizzazioni. Grazie alla Regione Marche e grazie al governo, che evidentemente è su spinta del MIT è riuscito a ottenere il riconoscimento a continuità territoriale, dal 1 ottobre dovremmo avere la misura applicata sia sulle tratte di Roma, Napoli e Milano. Voi sapete, 4 milioni e mezzo su Napoli, 5 milioni e mezzo su Roma, il residuo su Milano, perché sono queste le indicazioni, in quanto la Comunità Europea a dicembre ha sbloccato tutto l'iter propedeutico. Andremo a gara a giugno per l'individuazione di chi gestirà gli slot e le tratte per i prossimi 3 anni, e credo che questo sia significativo in uno scalo che comunque ha già raggiunto i livelli pre-Covid nonostante la guerra, intorno ai 500.000 passeggeri, che è un po' il tetto massimo sempre comunque toccato dallo scalo di Falconara. E devo dire però anche sottolineare i 9.000 tonnellate di cargo, che credo che siano significative, perché voi sapete meglio di me, qua di fronte c'è un passaggio ferroviario che oggi non ospita un alloggiamento finalizzato allo scarico merci, però credo si possa dire un altro dato molto importante, che proprio in queste ore è stato sbloccato dal MASE l'ultimo miglio della tratta che funzionava al collegamento del porto con Interporto, sono quei famosi 2,5 km che a seguito delle prescrizioni MASE sono oggi realizzabili, e che con un'opera che, come Edoardo sa bene, comporta spese per circa 150 milioni, quindi parliamo di un intervento in galleria, quindi abbastanza significativi, però accorcia molto la distanza complessiva di intervento in termini temporali, perché come dice giustamente Confindustria, Marche, qui ormai il tempo non va più calcolato in chilometri ma in minuti. Questo intervento consentirà verosimilmente di poter andare a bando, di poter individuare già il bando per giugno, e a marzo di poter iniziare con la cantierizzazione delle opere con una prospettiva quadriennale, stiamo larghi, per poter vedere finalmente l'opera ultimata. Quanto riguarda l'Interporto, sì, per fare anche poi insomma mettere a sistema, no? Sì, abbiamo anche questi 23 milioni che sono a disposizione per il potenziamento dell'Interporto. È evidente che noi stiamo cercando, e il governo varerà poi un piano logistico nazionale su cui verranno indicati anche gli interporti di interesse a livello nazionale. Crediamo che un tessuto industriale come quello delle Marche, con delle grandi capacità ancora inespresse, abbia la necessità di avere dei collegamenti
intermodali importanti, e quindi su questo noi investiremo anche risorse e energie, e soprattutto poi daremo anche delle indicazioni precise nel nuovo piano per fare in modo che ci sia una fluidità di sviluppo anche sul traffico ferroviario, su merci, che è chiaramente uno degli elementi su cui bisogna investire in questo momento in questo paese, senza dimenticarsi che l'88% delle merci va su gomma, però è evidente che una delle misure su cui siamo particolarmente attenti è quella di raddoppiare nei prossimi anni la capacità merci su ferrovia. A proposito di quando, scusate? Prego. 23 milioni per l'Interporto, da quando? Ma guardi, negli anni con finanziamento sono di opere sovvenzionate, che verranno sovvenzionate nei prossimi anni, sostanzialmente quasi da subito, ci sono 23 milioni che sono stati messi da, da dei contributi che sono stati già erogati, altri 20 milioni verranno erogati prossimamente, quindi ci sarà un investimento che consentirà all'Interporto di potersi ampliare in maniera significativa. Poi dopodiché ci sarà da costruire tutta una rete di connessioni, in particolare gli ultimi migli ferroviari rispetto alle realtà portuali e anche le connessioni rispetto agli altri scali. Per noi è importante iniziare a chiudere quelli che sono dei veri e propri colli di bottiglia nel sistema del trasporto merci, su cui Regione Marche ha sicuramente avuto negli anni delle difficoltà di andare a realizzare tutte quelle opere, ad esempio di collegamento sia viario che ferroviario col porto d'Ancona, che hanno limitato la capacità dello scalo stesso. Quindi su questo, come l'altro tema poi sarà, domani ne parleremo, l'ampliamento anche previsto delle banchine, esatto, e del porto e il nuovo piano regolatore portuale di visione complessiva, proprio per consentire di avere degli spazi che consentano a un porto comunque che ha fondali diciamo profondi per quanto riguarda il Mar Adriatico di poter sviluppare maggiormente una capacità merci. Scusa, avete fatto una previsione su quando il polo intermodale potrà andare a regime? Guardi, su questo noi pensiamo che il polo intermodale nei prossimi anni dovrà essere in grado di soddisfare una domanda crescente di merci. Noi vorremmo avere tutte le infrastrutture pronte nella misura in cui si dovesse realizzare quel sviluppo economico che dicevo prima, nel momento in cui dovesse cessare la guerra in Ucraina. È evidente che questa parte del paese sarà fortemente interessata anche alla ricostruzione nell'est Europa, oltre che ovviamente gestire quelli che sono i flussi del traffico che oggi arrivano sia dal Mar Nero sia dai Balcani, quindi dobbiamo prepararci a avere una capacità logistica superiore rispetto a quella che siamo abituati, se no rischiamo veramente di perdere delle opportunità che si potrebbero andare a creare nei prossimi anni. Quindi, Edoardo, però una cosa, sì, che io vorrei dirla, perché credo importante sottolineare quello che diceva appunto Edoardo, il fatto che il 22 di dicembre è stato siglato quel protocollo d'intesa approvato in Regione, poi dopo a fine marzo è stato inviato il tavolo intermodale, che è per noi un caso pilota, perché noi qui abbiamo una infrastrutturazione territoriale assai vicina, il porto, la ferrovia, l'aeroporto, l'interporto, che costituisce un esempio, l'abbiamo detto fin dalla fase inaugurativa, e conseguentemente vedere l'affermazione e l'impegno della Regione nel poter concretizzare e realizzare questo tipo di sviluppo è anche uno strumento per poter calibrare in sede nazionale come si può sviluppare l'intermodalità. Se non si riesce a fare l'intermodalità a certi livelli qui, a nostro giudizio non si riesce a fare da altre parti, sia per le condizioni politiche, perché la maggioranza e la giunta che governa questa regione stanno dimostrando grande attenzione, sia per il dislocamento evidentemente dei luoghi, perché Porto, come ricordava Edoardo, l'interporto, l'aeroporto, la vicinanza, noi qui ricordiamoci, lo sapete meglio di me, ci troviamo a 1,5 km dal casello autostradale, da 7 km all'interporto, 13 dal porto, quindi è oggettivamente baricentrico. Non riuscire a fare intermodalità qua sarebbe davvero incredibile, e la Regione con l'impegno che sta approfondendo, oltre i 20 milioni di cui parlava Edoardo, ricordiamo i 5 milioni che è uno stanziamento un po' più age che riguarda il rifacimento complessivo dei piazzali di Interporto, dimostra anche la volontà del Governo di porre la Regione nelle condizioni di fare il meglio possibile. Poi c'è il tema, mi infilo in una questione spinosa, dell'alta velocità, perché è inaccettabile che Marche, Molise, Abruzzo siano le realtà oggi non toccate dall'alta velocità, ma anche su questo nel contratto con RFI questo governo si sta impegnando per poter rivedere in maniera prospettica e strutturare la realizzazione di infrastrutture che non sia di bypass ma che sia definitiva nel suo assetto.
quindi sulla ferrovia adriatica si punta più su un arretramento che arrivi fino, almeno superi, insomma, oltre Pesaro e Fano, magari per arrivare fino ad Ancona. Noi abbiamo ereditato una situazione con cui c'erano i due bypass su Pesaro e Fano che certamente costituivano delle toppe, va detto le cose come stanno. La regione invece ha sempre immaginato una soluzione strutturata e prospettica. Certo comporta costi maggiori, certo comporta un impegno maggiore, certo comporta una tempistica differente, ma una volta realizzata è un'opera che scaricherà la costa di tutta una serie di questioni. Voi sapete che sono previsti oltre 240 treni merci. Se parlate con gli albergatori della zona sapete perfettamente che cosa significa vedere transitare soprattutto su una linea di costa così antropizzata il passaggio merci. E poi dopo, quindi il primo tratto da Pesaro, più correttamente da Rimini fino ad Ancona, e poi il secondo tralcio da Ancona in giù, dove però anche la morfologia dei luoghi è diversa. Un'ultima cosa, prima parlava del PNRR appunto con delle opere che rischiano di non essere pronte per il 2026, tra queste c'è la Walter Falconara che a noi ci interessa personalmente. Diciamo. La Walter Falconara la stiamo monitorando, è chiaro che tutte le opere che hanno opere importanti in galleria bisogna avere la certezza di avere la capacità produttiva di realizzarle entro il 2026. Purtroppo il vecchio governo, io la critica che ho sempre fatto, ma l'ho mossa anche allora da parlamentare di maggioranza, è il fatto che mentre dal punto di vista formale sono state rispettate tutte le scadenze, nessuno si è preoccupato di vedere la capacità produttiva del paese. Quindi noi ci terremo dei margini, in ogni caso non è che non si farà la Orte Fartonara, al massimo cambieranno le coperture, siccome il PNRR è semplicemente uno strumento finanziario, trovare coperture finanziarie più adeguate, cioè più di lunga durata, consentono allo Stato di non rischiare di non colpire gli obiettivi europei e comunque di dover pagare le aziende, perché a quel punto lì bisogna trovare comunque altre risorse, e dall'altra parte avere la tranquillità che l'opera venga realizzata entro i tempi previsti. Quindi questo è quello che stiamo facendo anche col ministro Fitto in questi giorni. Ci saranno degli incontri la prossima settimana dove diremo esattamente, visto che oggi facciamo ormai il punto settimana in settimana con Ferrovie, quelle che sono le opere che sono a rischio e quelle che sono opere che sono, come posso dire, che tranquillamente verranno realizzate entro il 2026. La nostra preoccupazione è che se noi dovessimo bucare delle opere sbagliando la programmazione finanziaria, poi non avremo i soldi probabilmente neanche dopo il 26 per poterle completare, quindi è meglio non sprecare i soldi ma utilizzarli in maniera opportuna. Uno dei temi che stiamo verificando anche è quella se riusciamo a spostare degli investimenti dal PNRR, ossia dalle infrastrutture ferroviarie di RFI, a comprare invece treni intercity, visto che noi abbiamo il parco più vecchio a livello europeo sugli intercity, soprattutto dove non c'è l'alta velocità, ci sono treni a volte che hanno 40-45 anni anche se sono revampati. Oggi riuscire ad avere entro il 2026 una parte di flotta intercity nuova che possa garantire velocità sui 200 km orari e un comfort simile a quello del Frecciarossa potrebbe essere nell'immediato una risposta a tanti territori che oggi non hanno i binari ad alta velocità. Questo vale per le Marche, ma vale per tantissime altre regioni italiane. Quindi noi dobbiamo cercare di spendere tutte le risorse, ma di fare anche tutte quelle opere che sono state programmate, perché sarebbe un errore non chiudere quelle progettazioni che abbiamo portato avanti con così tanta fatica. Presidente, un'opera come il podio intermodale che impulso può dare alla crescita delle Marche? Beh, innanzitutto mette a rete e a sistema delle infrastrutture che storicamente hanno avuto difficoltà di imporsi nei circuiti nazionali e internazionali, e poi possono essere importanti perché crediamo che la coesistenza e l'interazione tra queste tre opere, tra queste tre infrastrutture possano sicuramente portare dei benefici alla nostra economia, ma all'economia di tutto l'indotto. Ancona con il porto e l'aeroporto e l'interporto può rappresentare un hub all'interno del mare Adriatico che sicuramente può essere attrattivo. Occorre però rendere fruibile e competitivo quello che negli anni è stato costruito.